Maserati Gran Turismo, una macchina bella da vedere e bella da guidare. Un momento però, quali sono gli elementi per definire il piacere di guida, per poter dire appunto che una macchina è bella da guidare? Beh, adesso qui con lei provo a spiegarvelo. Sterzo, freno e acceleratore. Con questi comandi imprimiamo delle forze alla vettura, delle accelerazioni longitudinali e laterali che danno origine al movimento sugli assi dell'auto stessa. Quindi hai successivi movimenti di rollio, imbardata, intraversate, volendo. Insomma, di fatto siamo noi con le mani, con i piedi, che imprimiamo delle forze alla vettura che non agiscono soltanto sulla sua massa, ma anche sul nostro corpo. Questo viene recepito dal nostro cervello e mixa questi segnali assieme anche agli input provenienti dall'udito, dalla vista, e in questo modo scaturiscono delle sensazioni che ci consentono di dire se una macchina è bella o meno da guidare. C'è quindi una connessione profonda fra il ferro e la carne. Ma adesso entriamo un po' più nel dettaglio per capire veramente come funziona tutto quanto. Il peso conta, certo, ma è altrettanto importante come è distribuito all'interno della vettura, e qui entra in ballo il cosiddetto momento polare d'inerzia. Quando un'auto cambia direzione inizia anche a ruotare attorno ai propri assi. Ecco quindi che entra in gioco un importante parametro quando si parla di handling, cioè il momento polare d'inerzia. Una grandezza fisica che ci dice quanto possa essere più o meno facile far ruotare la macchina attorno all'asse verticale di imbardata. A pari peso totale, questo parametro varia secondo la disposizione all'interno dell'automobile delle singole masse: motore, cambio, serbatoio della benzina, batteria, pilota, eccetera. Ebbene, se si intende disegnare una vettura pronta e reattiva, è indispensabile che il momento polare d'inerzia sia il più piccolo possibile. E questo avviene se le masse più importanti sono raggruppate attorno al baricentro. Lo schema ideale sarebbe quello della monoposto, con il pilota al centro e il motore alle sue spalle, e non è un caso che le supersportive siano concepite più o meno così. Nel caso della Gran Turismo la massa è importante, 1990 kg veri sulle nostre bilance, quindi qui è determinante lavorare sulla distribuzione delle masse. Il motore, che è davanti, è molto arretrato verso il centro della vettura, assieme alla trasmissione, assieme al differenziale, che è in linea con tutto il powertrain. Questo per poter appunto raggruppare nella maniera più centrica possibile i pesi, e quindi qui siamo 52% davanti, 48% dietro. Il piacere di guida comunque inizia ancora prima di partire, e anche qui è una questione scientifica. Qui impugno un bel volante verticale che mi permette di non staccare le spalle dallo schienale mentre sterzo, ci sono i paddle del cambio ben a portata di mano anche mentre ruoto il volante mentre sto guidando sportivo, sono seduto a 18 cm dal pavimento e 41 dal suolo, e ricordate bene queste misure perché sono molto importanti. Le forze di inerzia agiscono infatti sul baricentro dell'auto. Noi però quando guidiamo non siamo seduti proprio in quel particolare punto dell'automobile, pertanto le forze degli spostamenti ci arrivano in qualche modo filtrati. Di quanto dipende dalla distanza a cui ci troviamo. La soluzione ideale, non c'è alcun dubbio, è la monoposto, come già detto. In quel caso il baricentro dell'auto e quello del pilota sono allineati e molto vicini fra loro. L'uomo diventa una cosa sola con la macchina e il pilota ne percepisce perfettamente ogni più piccola sfumatura del comportamento. Sulle vetture stradali ciò non è quasi mai possibile, però guidare a pochi centimetri dall'asfalto, là dove tutto accade realmente, è un aiuto. Lo scenario che gli occhi devono interpretare è completamente diverso e i movimenti della vettura che percepiamo attraverso il sedile sono assai più immediati. Forse anche per questo che non mi piacciono le SUV. Il grosso del lavoro comunque lo facciamo con questo. Impostiamo una traiettoria, la correggiamo attraverso lo sterzo, capiamo come si sta comportando la vettura, ed è per questo motivo che è determinante avere un buon comando che ci consenta di percepire il maggior numero di sensazioni possibili. E uno sterzo si valuta principalmente attraverso quattro punti cardine, che sono la prontezza, la precisione, la rapidità e la progressività. La prontezza ci racconta con quale velocità l'auto recepisce il comando e cambia traiettoria. Attenzione però, la prontezza può generare ansia se non è supportata da un telaio adeguato, capace di digerire le grandi sollecitazioni che uno sterzo così è in grado di scatenare alle alte velocità. Ok,
occorre poi che l'azione sia progressiva. Ci deve essere cioè una proporzionalità ben definita e sempre rispettata tra l'angolo di sterzo richiesto e il conseguente movimento dell'auto. Ed è importante anche la precisione, quella caratteristica che ci permette di tenere il volante fisso su una posizione senza dover effettuare piccoli aggiustamenti per mantenere la traiettoria impostata. Il carico sul volante infine deve variare in funzione dell'impegno richiesto alle ruote. Lo sterzo insomma deve saperci raccontare con la massima attendibilità quello che sta accadendo. Lo sterzo della Gran Turismo soddisfa quasi pienamente questi quattro punti chiave che vi ho raccontato. Diciamo che la cosa che mi è piaciuta di più è la prontezza, perché appena impartisci il comando, le ruote davanti, l'avantreno entrano subito in curva, la macchina fa esattamente quello che vuoi. Poi è anche molto progressivo e pronto. Se devo trovargli un difetto, il feedback è leggermente filtrato, manca un pochettino di sensibilità, quindi se fosse un po' più accurato il suo feedback sarebbe perfetto. Tutte le forze di cui ho parlato passano poi attraverso altri elementi altrettanto importanti, cioè la parte telaistica e i pneumatici, e diciamo che in questo caso è la finalità della vettura stessa a determinare le loro caratteristiche. In genere si tratta di trovare il migliore compromesso tra le ragioni del comfort e quelle dell'handling, che vorrebbero un assetto il più fermo possibile, con vetture che propendono verso uno o l'altro in funzione appunto di quello che si vuole ottenere. Qui la tecnica è importante perché ci sono schemi sospensivi come il quadrilatero anteriore e il multilink posteriore che, in virtù della loro raffinatezza e dell'elevato grado di indipendenza di ogni singola ruota, consentono di far lavorare al meglio i pneumatici in favore della stabilità e della maneggevolezza. E al contempo possono offrire un buon livello di comfort. Inoltre oggi ci sono una moltitudine di soluzioni tecnico-elettroniche che permettono di contrastare le masse sempre più elevate, come le barre anti-rollio attive per combattere il rollio, il retroterreno sterzante per ridurre virtualmente il passo. La Maserati in questo senso con la Gran Turismo si è trovata un po' in una situazione di compromesso, perché la Gran Turismo in quanto tale deve riuscire a garantire una buona dose di comfort assieme a una buona maneggevolezza. Quindi per quanto riguarda il comparto telaistico, qui ci sono molle ad aria che sono il top per assorbire le asperità, assieme a schemi sospensivi piuttosto raffinati, il meglio diciamo di quello che si trova oggi in circolazione: quadrilateri anteriori, multilink posteriori. Quindi l'hardware c'è, il ferro c'è, la cosa difficile è anche quella di far parlare bene fra loro tutti questi elementi, accordarli nella migliore maniera possibile, per fare in modo per esempio che avantreno e retrotreno si parlino bene fra loro, perché non c'è cosa più sgradevole che avere una vettura che volta per esempio in due tempi, entra prima il muso e poi arriva la coda. Nel caso della Gran Turismo invece tutto è molto bilanciato e anche questo dà fiducia e quindi piacere di guida. Qui sono in pista che non è proprio l'habitat ideale per una Gran Turismo, e paradossalmente il limite di questa Maserati è proprio la notevole stabilità che ha, perché quando c'è troppa stabilità il retrotreno incollato dietro paradossalmente emerge del sottosterzo, che limita un po' sia il piacere di guida che i tempi sul giro. Per darvi una misura, questa gira in 1:16.4, che sono più o meno gli stessi tempi di una quadrifoglio, mentre entrambe sono a circa 3 secondi da una Porsche 911 Carrera S. Comunque le tue belle soddisfazioni anche in pista te le puoi cavare con la Gran Turismo, soprattutto per via di una trazione integrale fatta bene che riesce a ripartire la coppia sulla sale posteriore, te la puoi guidare quasi come una vera trazione posteriore, e questo dà libidine. Tornando al discorso della fiducia, se anche questa significa piacere di guida, riguarda allora anche l'impianto frenante, e farne uno che abbia tutte le sue cosine al posto giusto non è una cosa affatto facile. In questo caso i segnali giusti arrivano quando il pedale ha una corsa breve e richiede uno sforzo sufficientemente elevato da consentire di modulare con la massima precisione la potenza frenante. Trovo che sia molto importante soprattutto il punto d'attacco, che deve essere aggressivo, senza che questo però vada a scapito della modulabilità.
un equilibrio non facile da realizzare. Comunque in questo caso l'impianto nulla da dire, perché c'è un pedale con una buona modulabilità, un bel mordente, un bel attacco appena vai sul pedale, e anche la potenza c'è tutta, 38,7 metri da 100 km orari, pari a una decelerazione di 1,02 g. Parlo solo adesso di powertrain non perché sia un aspetto poco importante, anzi tutt'altro, ma perché forse per certi versi quando sei un produttore di macchine sportive come la Maserati magari la parte più facile del gioco. In questo caso c'è il V6 Nettuno, 3 litri, biturbo, 550 cavalli, un motore che è debuttato sulla MC20, ma che a me, se devo dire la verità, piace di più solo a Gran Turismo. Secondo me si sposa meglio proprio con l'animo della Gran Turismo. Questo perché è veramente un propulsore molto duttile, ha tanta coppia in basso, risponde benissimo ai bassi regimi, però quando devi tirar fuori gli attributi, diciamo che non si fa pregare. Sentite qua una bella terza, e poi c'è il cambio che è uno spettacolo, perché ZF 8 rapporti convertitore di coppia, anche in questo caso cambio dalla coperta lunghissima, è stato tarato molto bene a livello software, quindi è assolutamente vellutato quando vai piano, ma quando ci dai dentro, ragazzi, cambiate delle belle fucilate, un bel taglio di alimentazione per darti il calcio nella schiena, che è quello appunto che ti dà la libidina di guida. Poi c'è il suono del Nettuno, sentite qua che roba, e non è facile far suonare bene un motore sovralimentato. In questo caso secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, perché è un bel compromesso tra aggressività e non eccessivamente dirompenti in abitacolo, perché appunto questa è una Gran Turismo, deve garantire comunque comfort, quindi c'è il giusto bilanciamento di grinta e diciamo eleganza. E poi il piacere di guida è anche accelerazione come questa, quando senti il corpo che sprofonda nel sedile, e in questo caso i numeri ci sono, 0-100 in 3,6 secondi per arrivare a 200 12,5 secondi. Io direi che qui ci siamo, ragazzi. C'è poi un ultimo aspetto determinante per il piacere di guida: essere appagati dal significato intrinseco di una vettura di questo genere, dalle sue linee e dal significato di questo tridente.